A Torino c'è la 66esima edizione del Eurovision Song Contest. Juventus, Torino, Real, Torino, I'm feeling the great vibes here. I'm feeling the celebration. Everybody's enjoying it, so it's great. I love the city, yeah. Traveled around the city today, it's just a beautiful city. It's really nice, really nice, really nice people, a really nice venue, beautiful view. This year is about just coming together and celebrating. That's what we're here for, to celebrate music, to celebrate, you know, love for one another. And normally I travel with the winners where the next event will be, so this is our seventh time. My 22nd Eurovision live. My first was 1995 back in Dublin. I like Turin a lot. In Greece we know Turin about Fiat and about Juventus. But I never knew all this heritage that the city has. Si tratta di un evento internazionale, ci sono delegazioni da praticamente tutti i paesi europei e non solo, e infatti in città si vede. From Ireland, yeah. I'm Russian from the United States. From Denmark. Oh, I'm from Norway. Effettivamente qualcuno ha detto che sembra di rivivere il periodo delle Olimpiadi. La musica italiana comunque ha un momento splendido, in gran parte per i Maneskin, ma non solo, anche all'estero. Io ho intervistato un po' di stranieri e molti conoscevano Brividi e dicevano che era la loro canzone preferita. Lo svizzero va bene e poi proseguo a fare i prossimi Eurovision, che se sono tutti come quello di Torino, che è stato organizzato in maniera veramente bella e coinvolgente, insomma, ci sarà da divertirsi. Dai concerti per la pace di Bob Geldof, a We Are The World, a Aid for Africa, insomma mi vengono tante in mente tante iniziative forti in cui la musica ha dato un messaggio forte, è riuscita anche a raccogliere fondi, quindi la musica è un linguaggio forte in questi casi, è un linguaggio che probabilmente parla anche a persone che non vogliono sentir parlare o che capiscono poco di politica. Noi abbiamo cercato di offrire un programma che unisse un po' le due cose. Questa è l'Eurovision!